Samuele Papi si parte con i playoff, con le semifinali playoff contro Macerata, avversario difficile, oltretutto partite anche da 1-0 sotto. Sì, questa è la nuova regola, ne abbiamo approfittato con Perugia nei quarti. Devo dire che loro sicuramente verranno qua un pochino più tranquilli, nel senso che comunque partire da 1-0 ti dà una tranquillità in più. Noi dovremmo essere bravi a fare il capolavoro in cosiddetta gara 2, diciamo, a Piacenza, perché se dovessimo andare sull'1 pari si riaprirebbe tutta la serie. Sul 2-0, se dovessimo perdere, la situazione sarebbe difficile da ribaltare, però noi ci proveremo sempre. È chiaro che per battere Macerata bisogna giocare al massimo in tutti i fondamentali, partendo dalla battuta, perché loro hanno degli ottimi battitori, ma anche noi li abbiamo. Quindi vedremo un po' quello che riusciremo a fare in campo, daremo tutto quello che abbiamo, perché è giusto in una semifinale. Se dovessimo riuscire, secondo me, a giocare al nostro livello, abbiamo possibilità di giocarcela fino alla fine con loro. Questa è la speranza, io spero che ci sia tutto esaurito, abbiamo bisogno anche del pubblico e vedremo un po' cosa succederà. Macerata che ha impiegato una gara in più del previsto contro Latina nei quarti di finale, questo secondo te cambia qualcosa oppure no? No, secondo me non cambia niente. Hanno avuto una battuta d'arresto che ci può anche stare, poi hanno vinto le altre due partite 3-0. Quindi può succedere, nei playoff ci sta, però si sono ripresi subito e hanno dimostrato di essere la grande squadra che sono, che dall'inizio dell'anno tutti gli addetti ai lavori, compreso io, davano come possibile finalista e vincitrice dello scudetto insieme a Trento. Oltre ad essere, secondo me, una squadra attrezzata come sestetto, ha anche tantissimi cambi e uomini che possono cambiare la partita in qualsiasi momento. Quindi noi dobbiamo stare attenti a tutti, non soltanto ai 6 titolari, e poi si vedrà. Io la studieremo bene e vedremo un po' quello che saremo capaci. Comunque è un'avventura affascinante, una partita secondo me di altissimo livello e per noi giocatori è anche bello giocarla. Un'ultima cosa, hai parlato della battuta di Macerata e anche della vostra battuta, secondo te quale può essere la chiave della gara da parte di Piacenza? Sicuramente noi, con gli uomini che sono accreditati a tirare forte in battuta, dobbiamo tirare la battuta. Anche se verranno un pochino di errori, però abbiamo bisogno di riuscire a tenere la palla staccata, perché se dovessero avere sempre la palla lì in mano è difficilissimo, le centrali che hanno tutto quanto. Sai, se riesce a tenere un po' la palla fuori non precisa, allora si può giocare in buon difesa tutto quanto. Quindi spero che la battuta vada bene e poi sicuramente essere bravi a tutti gli altri fondamentali, riuscire anche a tenere la loro battuta, perché hanno dei battitori devastanti, proprio Zaita. Quindi vedremo un po' quello che succederà, ma noi siamo, penso pronti.